A Jason Air questa sera qui al Jazz Club Torino abbiamo il piacere di avere un grandissimo sassofonista e un grandissimo amico mio e del jazz a Torino e ad Avigliana, al Due Laghi Jazz Festival, che è George Robert. George Robert questa sera presenta col suo quartetto un tributo a Stan Getz, un grandissimo musicista che ha fatto storia del jazz ed è accompagnato da un trio veramente di primo ordine con Francis Coletta alla chitarra, Pierre Bousseguet al contrabbasso e fantastico Alex Riel da Copenaghen alla batteria. George, can you tell us something about your project and why did you decide to play Stan Getz, a Stan Getz tribute? You are an alto player, but but it's a strange, but I think it would be nice. Yes, I think, you know, Stan Getz was a big influence on me because of the history of Lester Young, that he influenced so many saxophonists. Yeah. And last year I had the great privilege to meet Alex Riel in Denmark at the Montmartre Jazz Club. It was so much success that they asked me to go back a second time, and I decided I should bring this project to the rest of Europe. So I'm very happy to be in Torino tonight, because it's been several years I haven't played in this wonderful club, and I see that it's even greater than last time I was here, so I'm very happy. So your tour started in Copenhagen, Montmartre, and then where? And, then Switzerland, France, Austria, south of Germany, now Italy. So we are following the steps of Stan Getz, and I hope many people will come tonight to hear the music. Grazie mille a George Robert e andiamo ad ascoltare questo fantastico quartetto qui al Jazz Club Torino per Jazz On Air. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jazz on Air dal Jazz Club Torino, questa sera un fantastico concerto del quartetto di George Robert con un omaggio a Stan Getz. Pierre Boussaguet è il fantastico contrabbassista che suona, che sta suonando, ed è un contrabbassista di livello internazionale con collaborazioni fantastiche al suo attivo. Pierre, est-ce que tu peux nous parler de tes expériences? Je voulais savoir quelque chose surtout de ton amitié avec Guy Lafitte et après de Ray Brown, qui on sait qui était. Hein, qu'est-ce que tu peux nous dire? La première chose, je suis très touché que ça me fait vraiment plaisir que tu connaisses Guy Lafitte. Et la deuxième chose, Ray Brown, c'est plus le temps passe, plus je considère. Je ne sais pas s'il y a quelque chose là ou pas, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que c'est Charlie Byrne, le guitariste, qui m'a dit un jour, on était en tournée en Italie, on joue à Brescia. Et il m'a dit un jour, un soir, on discutait, il m'a dit, tu as trois fois de la chance. Une première chance, c'est que tu as la chance de vouloir rencontrer Ray Brown. Deux, tu as la chance qu'il accepte de te faire travailler, et tu as la chance qu'il soit exceptionnel, et trois, tu as la chance qu'en plus c'était un homme avec un cœur comme ça. Dis, tu as trois fois de la chance. Et de Guy Lafitte, qu'est-ce que tu peux nous dire? Guy Lafitte, en une phrase, Guy Lafitte, ça, j'ai été, il l'a dit, j'ai été le fils qu'il n'a jamais eu, et pour moi c'était mon second papa, donc c'était... Ça a été. Parfois, ça me prend, il me manque beaucoup. Mais maintenant, ça va, c'est positif. Mais j'ai vraiment aimé cet homme, vraiment. C'est comme chez nous, Gianni Basso. E voglio ricordare che questa sera, 24 maggio, sarebbe stato l'80° compleanno del grande amico maestro Gianni Basso. Un grazie a Pierre Boussaguet e continuiamo con il concerto.
Thank you.
Siamo con il grande batterista Alex Riel, danese, batterista di fama internazionale che ha suonato con i più grandi nomi del jazz mondiale, da Dexter Gordon a Jackie McLean e tanti altri. Can you tell us something about those golden days in Copenhagen, in Denmark, with the great musicians like Dexter Gordon and Jackie McLean and many others that you play with? Yeah. Like with Dexter Gordon, we played 3 months every night except Monday. So that was like steady work. Yeah. And Jackie McLean? You recorded with Jackie, I have a record. Yeah, but that was not so nice. No. I'm sorry. Yeah, but the thing is that was in some apartment in Copenhagen, and underneath there was a bakery. And right on top of the oven, the house where the drums with the drummer was sitting. So I got more and more, you know, and he kept wanting to do things over. And over, I said, couldn't you just? That's a border for me now. Yeah. You know, so, and he didn't respect that, and so that was a rough time for me in that studio. So that was not so nice. Alex, can you tell us something about today? What happens today in Denmark in jazz? Yeah, that a lot of young people are playing jazz, and I think we have 4 conservatories for you know, government paid, cost nothing, and they all play, of course, rock and roll. They play rock, but also jazz. They got jazz teachers there, and it's a lot of good players, I must say, and many places to play. The salary, of course, is not that great, but the young people can go and play. And so welcome to the Jazz Club Torino. It's a no-no.
Questa sera a Jazz On Air abbiamo il piacere di avere come ospite il grande chitarrista Francis Colletta, o Colletta, come tu vuoi, ma siccome sei italiano di origine, Francisco è un grande amico del jazz qui a Torino, del Festival di Avigliana, del Due Laghi Jazz Festival, è stato insegnante, docente al workshop per tanti anni ed è veramente un piacere, un onore averti qui con noi. Ci vuoi raccontare qualche cosa dei tuoi progetti attuali, di cosa stai facendo? Io te lo chiedo in italiano, perché so che tu, da buon italiano di origine... Provo di fare... Come vuoi. Allora, adesso abbiamo fatto questo disco, questo CD con George in duo, l'Estate, abbiamo questo programma, adesso con questo tribute to Stan Getz è un altro progetto... E anche un altro paio di roba, c'è un altro duo con un cellista che si chiama Jonas Tauber, è un musicista fantastico che il mariage della chitarra e del cello è qualcosa di incredibile, perché al cello lui fa dei walking bass line con il pitch incredibile, ma anche solisticamente l'arco, e ci sono tante possibilità e abbiamo molto piacere, e questo CD è uscito sotto un label americano che si chiama Origin Art, e sono abbastanza contento perché forse finalmente possiamo fare un paio di date, un paio di concerto di là. Allora è una bella opportunità. E Francis, volevo chiederti, come stai in Italia? Ti piace venire a suonare qui? E come ti trovi in Italia, soprattutto qui a Torino, al Jazz Club Torino e ai nostri festival? È incredibile, qui sono a casa qui. E no, come si dice, la mentalità è tante diversa. Perché adesso sto vivendo in Svizzera e sicuramente c'è un'altra mentalità e un altro modo di fare. Per me, io mi sento proprio a casa qui. E allora sei il benvenuto tra noi. Thank you.
Grandissimo concerto questa sera, Jazz on Air, con il tributo a Stan Getz di George Robert e del suo quartetto. Un tributo che vogliamo anche estendere all'amico e maestro Gianni Basso, che questa sera avrebbe compiuto 80 anni. Quindi un saluto al grande Gianni, che è stato un maestro e tra l'altro è stato un fondatore e promotore di questo jazz club, dal quale abbiamo assistito al concerto. Vi aspetto sul canale GRP Piedmont alla prossima puntata di Jazz on Air dal Jazz Club Torino.